La parola al senatore Toninelli per 10 minuti. Grazie Presidente, Presidente del Consiglio, Ministri, colleghe e colleghi. Negli ultimi giorni la Siria è tornata ad essere un tema al centro dell'agenda internazionale ed italiana. È tornata ad essere dopo l'attacco di Douma, su cui l'Occidente afferma che sia stato il regime di Assad a compierlo. Ed è tornata ad esserlo dopo la risposta di Stati Uniti, Francia e Gran Bretagna, che hanno colpito postazioni del regime con una serie di missili. Tuttavia, la Siria vive una lacerante guerra sin dal 2011. Sono morte centinaia di migliaia di persone e ci sono milioni di sfollati interni ed esterni. Quella in corso non è una guerra cominciata ora. Al contrario, è una guerra che si protrae da troppi anni e che la gran parte degli analisti internazionali ritiene essere una guerra per procura, combattuta su due fronti. Da una parte l'Occidente insieme ai sauditi e ad altri paesi chiede le dimissioni di Assad. Dall'altra la Russia insieme a Teheran lavora per sostenere Assad. Lo abbiamo già detto e continueremo a ribadirlo. La principale vittima di questo conflitto e del caos è stata, è e continua ad essere il popolo siriano. Per questo il Movimento 5 Stelle chiede che siano immediatamente incrementati i canali di assistenza umanitaria e che si acceleri verso l'individuazione di una soluzione del conflitto che può essere solo diplomatica e non può essere di natura militare. Per quanto ci riguarda, l'articolo 11 della nostra Costituzione rappresenta un principio inderogabile che noi difendiamo con orgoglio. L'Italia ripudia la guerra come strumento di offesa alla libertà degli altri popoli e come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali. Crediamo che in questa cornice l'Unione Europea debba sapersi mostrare unita e compatta di fronte agli sviluppi in corso. Crediamo anche che le Nazioni Unite debbano essere il faro di ogni paese, il tavolo più alto del dialogo e riflessione sulle sorti del mondo. Se viene a mancare questo, vengono a mancare i principi del diritto internazionale e vengono a mancare i valori democratici che dovrebbero contraddistinguere il mondo civile. Per quanto riguarda l'uso di armi chimiche in Siria, è un copione che purtroppo già conosciamo e che riteniamo inaccettabile. La via da percorrere in questo senso è attendere il lavoro degli ispettori dell'OPAC, Organizzazione Internazionale per la Proibizione delle Armi Chimiche, affinché accertino la veridicità di quanto denunciato dai gruppi ribelli e da alcune organizzazioni non governative. Fino ad oggi non è mai stata fatta verità assoluta sui responsabili degli attacchi e questo è un punto su cui dobbiamo poter ricevere informazioni certe, autonome ed indipendenti. E lasciateci ricordare che la Convenzione sulla proibizione delle armi chimiche costituisce per noi uno dei pilastri fondamentali su cui si fonda il sistema di disarmo e di non proliferazione delle armi di distruzione di massa. In questa cornice l'Italia può e deve giocare un ruolo fondamentale nella mediazione dei due blocchi. Continuiamo a ritenere gli Stati Uniti il nostro principale alleato, ma consideriamo al contempo la Federazione Russa un importante interlocutore per la stabilizzazione delle aree di crisi. Il compito di chi ambisce, governando, a rendere il mondo più civile e democratico è quello di comprendere che la mediazione e il dialogo sono le uniche vie da intraprendere per la risoluzione delle controversie internazionali. E questo aspetto il Movimento 5 Stelle non smetterà mai di ribadirlo. Ringrazio il Presidente Gentiloni per aver informato le Camere come richiesto e in tale sede sollecito lei, Presidente, e sollecito tutto il Governo a fornire costanti aggiornamenti alle forze parlamentari e a tutto il Paese sugli sviluppi in corso, aggiornamenti soprattutto da dare in virtù dell'esito delle elezioni del 4 di marzo scorso, perché quanto sta accadendo in Siria, quantomeno, ci mette davanti ad una evidenza, ovvero che l'Italia ha urgentemente bisogno di un nuovo governo, forte anche sul piano internazionale, che rispetti la nuova composizione parlamentare e le scelte fatte dai cittadini alle ultime elezioni. Grazie Presidente.